Allora, dopo gara, veramente una gara sofferta, ma questo successo doveva arrivare assolutamente. Crepaldi. Sì, eravamo abbastanza obbligati. E 3 partite, 0 punti. La quarta in casa da noi, ci siamo detti che dovevamo vincerla e così è stato. Con molta sofferenza, un part abbastanza al cardiopalma, però ce l'abbiamo fatta, dai. Allora, per un momento lo lasciamo da parte, andiamo invece con Longo, forse un po' più di chiarezza. Un episodio veramente brutto quello che è successo nel corso del primo tempo, va fatto un po' saltare gli animi, è successo qualcosa che non andava assolutamente visto, però quando si gioca possono esserci queste cose, poi l'importante è rimantenere la calma. Forse tu sei stato quello un po' più esemplare in questa circostanza. Vabbè, forse perché un po' più di esperienza dei miei compagni e quindi ci siamo stretti, abbiamo deciso come giocare e abbiamo fatto di nuovo quadrato e ci siamo rimpostati come dovevamo stare e poi i risultati al secondo tempo si sono visti. Ecco, è una squadra che un po' a questo punto si può definire a diesel, perché poi alla fine la forza questa squadra ce l'ha, va discretamente bene in Coppa Lazio, un po' meno in campionato. Fortunatamente per voi questo zero nella casella delle vittorie è stato cancellato. Oggi ci siamo stretti prima della partita e dovevamo per forza sbloccare quello zero dalla casella dei punti, perché era un fatto obbligato. Abbiamo fatto 3 vittorie in Coppa e 3 sconfitte, non riusciamo a capacitarci di questo e quindi oggi era assolutamente, servivano punti. E quello fortunatamente l'abbiamo fatto. Allora, capitano, bimbo, ciccio, tante maniere, tante volte soprannominato, è arrivato pure il gol, quindi l'esultanza, sì, poi in campo non è soltanto dell'esultanza, anche un po' di rabbia, poi alla fine ci si sfredda tutti, subito pronti a ripartire e pensare per la prossima partita. Sì, prima di tutto volevo dire che il gol in casa fa sempre piacere. E anche fuori ovviamente, ma in casa ha un sapore particolare. E seconda cosa, sì, pronti sicuramente a sabato prossimo per provare a continuare ad ottenere punti e per la salvezza noi quella dobbiamo fare, quindi cercheremo di dare sempre il massimo per arrivare sì più in alto possibile, ma per raggiungere magari una salvezza il prima possibile. Abbiamo parlato, abbiamo accennato anche alla vittoria di Coppa, il cammino piuttosto entusiasmante, 2-1 piuttosto striminzito, c'è da difendere questo scarto minimo a Ceccano. Sì, è stata una bella partita anche martedì, questo 2-1 certo non ci permette di andare lì rilassati, abbiamo un gol di vantaggio, ce lo giochiamo, ce ne siamo mangiati tanti qui, loro erano venuti anche in 6 di giocatori di movimento. Quindi magari lì saranno un po' di più fino a Ceccano, dobbiamo andare anche noi agli impegni lavorativi e quant'altro, vediamo cosa riusciamo a fare nel ritorno.